Il portafoglio basato sul ciclo della vita è una fesseria? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Mi chiamo Gianluca Ranieri Bandini, sono un trader e un investitore. Bah, potrei rispondere di sì oppure anche di no, dipende. Ma ora facciamo un passo indietro prima di dare giudizi in maniera tale che tutti voi comprendiate di che cosa stiamo parlando. Il portafoglio basato sul ciclo della vita ci dice essenzialmente cosa dovremmo avere in termini di asset, quindi in quantità, in ponderazione, in termini percentuali di asset rischiosi all'interno del portafoglio e quindi è ovvio che la parte restante sarà di asset più conservativi, meno rischiosi, quantomeno percepiti come tali. Ma immaginiamo ad esempio le obbligazioni, che sono sempre immaginate come la parte difensiva del portafoglio, e invece quella azionaria, che è sempre ovviamente indicata come la più speculativa e quindi anche rischiosa. È normale che un ventenne teoricamente non dovrebbe investire come un ottantenne e viceversa. Sono ormai una marea proprio di anni, anzi direi di decenni, in cui vi è una teoria che ci va a dire che per capire quanta percentuale di classe di attività rischiosa noi dovremmo mettere all'interno del portafoglio in termini percentuali, dovremmo eseguire questa formula qui. Ora ci troviamo nel sito Just ETF, tutti voi lo conoscete, insomma, per la ricerca degli ETF, è un sito molto utile, e dobbiamo mettere 100 come numero e sottrarre la nostra età, che significa essenzialmente, facciamo un calcolo semplice, mettiamo che abbiamo 20 anni, 100 meno 20 fa 80, quindi possiamo permetterci di avere l'80% di asset rischioso all'interno del portafoglio. Ora, a livello storico è stato sempre inteso l'azionario, poi voi potreste metterci quello che desiderate, però ciò che oggettivamente è rischioso. E quindi ogni anno, ogni parte della propria vita fare questo calcolo e nel tempo andare a bilanciare questo discorso. Diciamo che può aver senso per dei motivi, ora vi dico quali, ma non ne ha per tanti altri. Quindi a volte potrebbe essere veramente una fesseria forzare questo ragionamento. Poi vi faccio vedere anche delle alternative come ciclo della vita e poi mettiamo tutto quanto insieme e lascio a voi le conclusioni. Infatti, qui io non do nessuna conclusione, vi faccio cercare di far comprendere che non dobbiamo per forza rimanere legati sempre alle definizioni, alle indicazioni, alla letteratura finanziaria. Cioè, dobbiamo essere elastici, dobbiamo fare i conti con noi stessi e personalizzare sempre il tutto e a nostra immagine e somiglianza, a seconda di quelle che sono le nostre esigenze. Quello è il famoso investitore intelligente, come ci ha insegnato negli anni, come ci insegnò Graham. Quindi il motivo principale è che siccome una persona anziana avrà poco tempo per riprendersi, ad esempio, da un crollo azionario. Quindi l'economia è ciclica, ne abbiamo visti tanti negli anni, quindi anche se abbiamo investito su un mercato forte, può darsi che ci sia il biennio tragico e poi ci vorranno 5-10 anni per recuperare e poi ricominciare a guadagnare. Quindi una persona in età avanzata verosimilmente non può permettersi di attendere un periodo lungo. Al giovane, al contrario, statisticamente non gli interessa questa cosa, può andare benissimo avanti. E altro motivo non è quindi poi solo la ripresa, ma proprio la conservazione, quindi del capitale, cioè un motivo connesso, è quasi la stessa cosa, ma il fatto è che il giovane non solo ha tempo, ma anche lì verosimilmente a livello statistico, a meno che, non so, eredi di una grande fortuna o sia figlio di una famiglia ricchissima che comunque già gli dà ampia disponibilità, avrà un capitale ridotto, quindi se lo deve costruire, deve lottare tutta quanta la vita per riuscire poi ad avere un grande capitale. È più probabile invece che un investitore anziano, sempre oculato, che abbia risparmiato e investito bene, abbia un capitale importante, magari è riuscito a creare grandi imprese, eccetera, eccetera. Quindi una volta che tu hai un capitale importante,
quello che ti interessa è preservarlo e cercare di ottenere una rendita che abbia senso, che magari batta l'inflazione e che ti vada ad assicurare una vita dignitosa pur facendoti mantenere il capitale. Questo è il tuo obiettivo. Il giovane, se ha un capitale piccolo, non ci fa niente, ha bisogno di farlo crescere, quindi di sposare strumenti più speculativi, se ha delle ambizioni di arrivare da qualche parte in età più avanzata. Questo, diciamo, è il ragionamento. Vi faccio vedere ora un'altra cosa. Ecco qua. Questo è tratto dal libro A spasso per Wall Street di Malkiel, e quindi mi sono andato a vedere un po' le percentuali che utilizzava lui sul ciclo della vita. Diciamo, quindi è qualcosa di un po' più intelligente. Io mi sposto però, ecco, mi metto qui, se no non si vedono. Ah no, temevo che si vedessero male alcune cose. Mi posso rimettere qua. Allora, guardate, età 25 anni, lui propone 70% azioni, qui 10% beni immobili, 15% obbligazioni e 5% contanti. Nella sua teoria, i beni immobili servono a preservarci dall'inflazione. Le obbligazioni ovviamente la parte protettiva, l'azionario è la parte più speculativa che cavalca in modo importante i cicli economici espansivi, e i contanti ci possono sempre servire, ci possono sempre occorrere per emergenze o magari fare qualche piccolo aggiustamento all'interno del portafoglio, approfittare di una discesa dell'azionario, cose di questo genere. Insomma, avere un cuscinetto in contanti è sempre molto utile. E qui quindi è un qualcosa che mi piace di più. Più complesso appena più complesso, ma secondo me anche più ragionato e giusto rispetto ad avere soltanto azioni o obbligazioni. E ovviamente è chiaro che, essendo qui giovani, propone una grande parte azionaria. Poi ci fa vedere età fine trentina, inizio quarantina, ci suggerisce, ecco, mi ci facevo bene qui a spostarmi. Non si legge bene i mobili, di mantenere sempre un 5% contanti, un 10% i beni immobili per gli stessi motivi, ma di cominciare piano piano a spostarci qualcosina in più verso l'obbligazionario. Quindi togliamo un 5% delle azioni e mettiamo un 20% in obbligazioni. Scorrendo, andando nella metà della cinquantina, quindi 10 anni, 12 anni, un po' prima, diciamo, prima del pensionamento, e allora cominciò ad aumentare un po' i beni immobili e ad aumentare ancora un po' le obbligazioni, e l'azionario scende al 55%, i contanti rimangono al 5%, l'obbligazionario sale al 27,5% e i beni immobili al 12,5%. E poi dice età fine della sessantina, vediamo dove spostarmi qui, età fine della sessantina e dopo, quindi vita natural durante, contanti aumentano al 10%, le obbligazioni salgono al 35%, le azioni diminuiscono al 40% e i beni immobili si attestano al 15%. Mi piace molto di più la sua proposta, perché lui teorizza che abbia poco senso andare a ridurre in maniera esagerata il portafoglio in termini di azionario, perché altrimenti la resa crollerebbe miseramente. Però aumenta la parte dei contanti, quindi non abbiamo super, cioè non abbiamo magari un 30, un 20 azionario, un 70-80 obbligazionario, noi abbiamo 40% azionario, però meno di tutto quanto il resto del portafoglio, quindi una parte molto importante, ma più contenuta rispetto a tutto il resto. Saliamo con i contanti perché possono servirci, avere delle emergenze di ogni tipo, la salute ci crea tanti problemi in età più avanzata, dobbiamo aiutare o assistere parenti, figli, nipoti, insomma. Necessita sempre una bella parte in contanti, oppure il mercato va in difficoltà e non vogliamo assolutamente svendere i nostri asset e vogliamo utilizzare i contanti. E quindi poi ci sono i beni immobili di un 15% che hanno sempre la loro funzione. Abbiamo detto che teoricamente, secondo lui, ci proteggono dall'inflazione, ci daranno comunque un bel po' di cash flow. Se abbiamo investito bene, mangiando in trust immobiliari che danno dei dividendi molto alti, potrebbero farci più felici dell'obbligazionario, anche se in caso di crisi o di ciclo immobiliare sfavorevole, insomma, sono molto, molto più volatili e avranno i colli più forti rispetto alla parte obbligazionaria. Comunque, qui dovremmo trovare un equilibrio. Ma qual è il problema? È che qui siamo in una teoria che va bene a chi ragiona solo sulla propria età, non ha obiettivi particolari, ma invece, secondo me, ognuno di noi ha
ha obiettivi e esigenze specifici. Lo sappiamo che è così. Quindi, perché un ottantenne dovrebbe per forza fare un portafoglio 80% obbligazione e 20% azionario? Se ad esempio, magari ha, mettiamo caso, un'ottima pensione, magari ha già una casa affittata, un bel po' di soldi contanti, sta proprio bene economicamente, non ha grandi ambizioni e magari sta anche una discreta salute, potrebbe vivere altri 10, 15 anni, 20 anni e ha dei figli o dei nipoti a cui lasciare un patrimonio. Pensate, magari cavalcare altri 5, 10, 15, 20 anni nell'obbligazionario e invece cavalcarlo nell'azionario. Quindi, se i soldi non gli servono o gli servono una piccolissima parte e lascerà in eredità un patrimonio, perché non farlo crescere in maniera più importante? Perché mai non andarsi a concentrare allora sul ciclo della vita di un figlio o di un nipote? Per dire, ma questo è un esempio. Oppure, siamo giovani, abbiamo fatto i nostri investimenti, diciamo giovani o relativamente giovani. Stiamo programmando di mettere su famiglia, di trasferirci, di sposarci, di comprare una casa, di cambiarla, prendere un mutuo, insomma, perché dobbiamo avere magari tutto ciò che abbiamo da parte 100% azionario solo perché siamo giovani? I soldi potrebbero farci comodo, ma dici guarda, fra un anno, 2 anni, magari mi servono un po' di soldi, decine di migliaia per un anticipo di una casa, per dire. E allora è chiaro che è meglio preservare una grande parte del portafoglio. Non posso metterlo, rischiare il 100% azionario, perché se sono fortunato, fra 2 anni quando mi servono i soldi, io magari avrò anche raddoppiato questa cifra. Ma se sono sfortunato e mi trovo come nel 2008, oppure non so, una cosa come è successa a febbraio-marzo dello scorso anno, del 2020, la frittata è fatta, io sono rovinato, magari ho la metà dei soldi su cui dovevo contare. Quindi è tutto estremamente relativo e soggettivo. Quindi cerchiamo di farci furbi e intelligenti e di andare a contestualizzare quali sono i nostri obiettivi, quali sono i nostri orizzonti, ma non devono essere necessariamente legati al ciclo della vita. Inoltre, il buon Graham suggeriva sempre di mixare azioni, obbligazioni, cioè non c'era il bene o il male assoluto, e cercato anche di insegnare a riconoscere magari il ciclo economico o a quantificare che cosa significa avere un determinato tipo di tasso di interesse, se è alto, se le obbligazioni pagano delle buone cedole, è un discorso, altrimenti è proprio tutt'altro. Insomma, allora, senza addentrarci in queste dinamiche, comunque ho cercato sempre di istruire e fare il giusto mix fra le due cose, a seconda appunto anche dell'epoca in cui ci troviamo. Però in assoluto suggeriva sempre di avere un 20-25% obbligazionario, proprio perché ci aiutava a livello psicologico a vedere un po' meno di discesa durante il crollo azionario, perché dei soldi ci potevano servire. Quindi sia a livello psicologico sia a livello proprio di utilità, cercava di farci intendere che questa cosa ci avrebbe aiutati nei momenti di difficoltà e di crisi, perché poi andiamo a commettere degli errori enormi. Quindi, al fine di essere sicuri di non commettere errori enormi durante una fase di crollo del mercato, e quindi per essere sicuri che possiamo investire al 100%, quindi le eccezioni che confermano la regola ci sono, i profili che possono investire al 100% ci sono, ma devono avere necessariamente i seguenti requisiti. Allora, primo, secondo me, cioè da quello anche che ricordo, che ho anche riletto recentemente, quindi secondo Graham, devono già aver vissuto un bear market e proprio un vero crollo del mercato serio, e non aver commesso i classici errori: panico, svendere tutto, poi riparte il mercato, mi sono messo paura, non compro perché mi sono scottato. Cioè,
Voglio dire, magari mi metto anche tutto quanto in obbligazioni, i tassi sono scesi e quindi poi ho visto le obbligazioni salire, quindi poi in realtà quando entro le obbligazioni scendono, insomma faccio un disastro, quindi svendo le mie azioni, quando è il momento di comprarle non le compro, quando è il momento di non comprare le obbligazioni le compro, insomma cose di questo genere. Allora, se noi abbiamo già dimostrato di non aver commesso grossi errori durante quelle fasi, quindi c'è stato il 2000, il 2008, recentemente anche il 2020, vuol dire che emotivamente sappiamo gestire la situazione e abbiamo capito i concetti fondamentali dell'investitore intelligente. Un'altra cosa è quella di avere comunque per forza un orizzonte almeno ventennale, e allora siamo veramente tranquilli. Un altro fattore è quello di aver letto, diciamo, una parte del suo libro, The Intelligent Investor, in cui si va a raccontare una sorta di pianificazione dei propri investimenti. Quindi c'è proprio un contratto da firmare con se stessi. È come se noi prendessimo un pezzo di carta e dicessimo: ok, io investo, porto avanti un piano di accumulo in questi asset per questi motivi. Qualunque cosa succede, io vado avanti, oppure so come fare, so come ribilanciare. Quindi avere un programma dettagliato e rispettarlo. Ecco, se noi abbiamo questi requisiti, va bene, ma direi un altro requisito fondamentale che adesso mi è venuto in mente, che secondo me è anche più importante degli altri tre, è quello di avere da parte una quantità di risorse tali da permetterci di mantenere noi stessi e la nostra famiglia, laddove perdessimo il nostro lavoro, la nostra attività, per almeno un anno. Quindi, se noi abbiamo questi quattro requisiti, allora possiamo essere degli investitori 100% azionario. Ripeto, almeno un orizzonte ventennale, aver già dimostrato di poter cavalcare e non commettere stupidaggini durante i crolli del mercato, essere in grado di mantenere per un periodo lungo, secondo me proprio superiore ai 12 mesi, noi stessi e la nostra famiglia. Abbiamo visto recentemente quello che è accaduto. Pensate se 2 anni fa qualcuno mi avesse detto: vi sarà una pandemia, il coprifuoco, alcune attività saranno chiuse per mesi, non potranno lavorare per legge. Cioè, voi non ci avreste mai creduto. Quindi, da quello che sto vedendo, 12 mesi è addirittura poco conservativo. E quindi poi avere un piano d'azione, delle poche regole scritte da seguire sempre. Bene ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di quello che vi ho detto. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Dai, che qui ragazzi, lo so, sono anche colpevole perché all'inizio dei video non sto lì tutto il tempo a dire perché proprio mi scordo, sono concentrato su quello, diciamo, che devo affrontare nel video, no? Su quello di cui devo parlare. Quindi non dico: ah, mettete un'iscrizione al canale, ma veramente troppi pochi iscritti ultimamente, troppi pochi nuovi iscritti. Su, non vi costa nulla. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro degli ottimi investimenti, sono sicuro che avrete tantissimo da scrivere nei commenti e non vedo l'ora di leggerli. Ciao!